No, i nomi. Sono al contrario. Clodo, sono al contrario. Danni. Ok, che mi son perso? Down throw e smash, true combo. Se fai di esterno, mi fa a zero. Ridere dal primo giorno che quella roba sia true. Ok, casterò due volte io. Dash attack potenziato al counter fa molto molto male. Ottimo, che aspetta alla fine del neutral B per punire. Va un po' tanto deep. Grab su counter, buono. Set B non kill perché dall'altra parte lo stage. Buono per neutral B. Dash attack chiude la stock. Mirko, diamo solo aggressiva in questa seconda stock. Il misinput di side B è molto strano, ma va bene. Counter dash attack, va ottimo. Carica un F smash che non trova niente. Counter è per potenziato, fa molto 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 male. Ancora un po'. Non viene sprecato da suo scudo. Ottimo. Sadbi fa il suo male. L'altro Sadbi ma ci croucia sotto. Ok, siamo abbastanza even, ma in senior fa male, quindi due tre interazioni e Mirko potrebbe morire di nuovo. Primo set B, 88 e offstage, disastro. Torna Maggiano, lo palleggia via. Ok, Mirko prova a palleggiare. L'intacibilità su tutte le braccia per tutta la durata è assurda su quel neutral beat insignor. Perry F tilt, prende la stock e il game, wow. 1-0 per Jenna. Vediamo su che stage ricadrà il pick di Mirko. PS2. Ok, hanno iniziato. Side B, 28 danni, perfetto. Ottima pressione di Mirko. Non trova il Fear of Stage, quindi fa rientrare Insi.
Buono il salto per spazzare il fair. Quanto... Inizio ora le mani con un po' di Bluetooth. Buono. Ottimo F smash. Aspetta il counter. La pressione di Mirko dall'edge è sempre fenomenale. Attenzione, Insi ha preso un counter, potrebbe fare molto male. Back air. E Nair prende la stock. Nair fa smash miss, che è abbastanza strano. Set B fa i suoi danni e prende anche un power up dal counter. Missa neutral B, Mirko potrebbe approfittare molto della situazione. Nerbeir ancora il power up dal counter. Lo spreca con un Nair late hit però. Becker prende la stock, ottimo. Neutral B in aria è così strano. Sembra non dover fare knockback come ne fa un sacco. Perry miss di grab, ma neutral B. Prova un un set B early hit molto, molto piccantino. Buono fair per spaziare. Back air inizia a essere un po' un problema. Anche se stadium è largo. Schiaffone del neutral B. Back air prende anche questo game. È una situazione molto diversa da cosa abbiamo visto in Winner Semi. Resetto un secondo la capture che non mi sta piacendo il frame rate. Era game 2. Game 3 senso PS2, Mirko tiene saldo il pick dello stage. Neutralino, interrotto da una grab di Lucina. Con una perma, nessun altro follow up. Insi fa una shield pressure assurda. Lo scudo di Mirko è quasi rotto. Ottimo up B subito per tornare sullo stage. Ok, un fair spaziato molto vicino di Lucina può interrompere il neutral B di Incineroar. Però quello spacing è uno spacing che proprio non vuoi troppo contro Insi.
Set B fa un male della malora a 70% post-hit. Counter missa ma non ha punish. Quel set B era pericolosamente vicino all'ittare. Ruba ledge con un altro set B. Grab. F-throw. Potrebbe essere... Ok, credevo lo mandasse sul muro per un attackable. Però manda un po' più in alto. Questo Insi è arrabbiato a 175. Ha un sacco di rage addosso. E sembra non voler morire, ma muore da un back air. Prova un back air a sua volta, trova quasi la kill. Mirko si fa approcciare, ma un altro... sì. Set B a 130, 140, quant'era, ammazza e basta. Ottima stringhina di Aper. Ottimo F tilt dopo il counter. Grabbina, niente pressure stage, un po' troppo early per farla. F tilt che lagga 0 into dash attack, counter abbastanza vuoto. Altro dash attack che ammazza, wow. Attenzione, Insi con un power up, neutral B, va bene, fa i suoi danni. Perry F tilt, ottimo. Fair Bayer potrebbe essere morto, quasi counter missa perché si appende. Pair a pair. Side B non ammazza, siamo dall'altra parte dello stage. Up throw ammazza. Non presto, ma nemmeno la persona in cui mi aspettavo ammazzasse su stadium. E resettino. Let's go, Fede. Il gatto sta facendo miau. Ripeto, il gatto sta facendo miau. Miau, miau. Filiberto, ti sei perso un 3-0 di Jena. Ma io l'ho visto tutto mentre ero in bagno, quindi... Ah, è vero che abbiamo i monitor nella venue noi. Eh? Abbiamo i monitor nei bagni della venue. Sì, sì. Con anche l'audio e il video. Monitor senza video è un po' paccato. Mi sono scivolato. Ma se... Allora... Vabbè, è andata così. Non metterlo di fianco a tutta la roba elettrica. Stai sbrodolando qualsiasi cosa, Filiberto.
Ok, allora. Nuovo set, nuovo inizio e un'ultima fine. Che cazzo ho detto? Non ho idea. Battlefield, vantaggio prevalentemente di Mirko e una stock completa in vantaggio in meno di 30 secondi, buona. No, Filberto. Se mi fai anche gli score, sei un amore. Vantaggio enorme di Mirko. Taxis finto, ma Becker porta fuori. Fair, prova un altro Fair. Nier prende la kill. È ancora 3 stock 50%. Questo Mirko si è un attimo svegliato dal set di prima, a quanto pare. Insi power uppato, potrebbe fare molto molto male. A Pair fa i suoi danni. Fair off stage, ottimo. Stringa di Aper interrotto dal counter di Sinnor. Back throw è a 56, wow. Set B, ma appunto Gena tende a farle dall'altra parte dello stage, quindi killano molto molto tardi. APB ha angolato molto bene per evitare un counter. Fair è questo, prendere il game. 1-0 per Mirko. Situazione già diversa rispetto al set di prima. Andiamo su Small BF e togliamo la piattaforma. Vediamo quanto può cambiare il risultato. Ottima presciurina di Mirko in aria. Interrompe subito con una FB. Non vuole venire combattuto da Insignor. Questo potrebbe far male. Niente. Gena ha provato un Gimp con il SB missato. Paroppato. Oddio. Quello era tipo 60% da un singolo SB. Già blocchina, F-tilt, ok. Ottima presciurina. Fair, ottimo, potrebbe non tornare. È già morto, wow. Mirko sta... Ha messo la quarta questo ragazzo. Serve di basso per fare un po' di danno. È a percentuale abbastanza alta. Mirko se la sta giocando un attimo safe. Prova a semplicemente raccare danno adesso e provare anche il dopo. Paziente a ledge. Quindi in 3B era un po' birichino. Ottimi hit aerei. Questa era un po' una furbata. Gena prova a essere un po' troppo un gatto.
torniamo ad avere tre piattaforme. Evidentemente toglierne una non ha fatto molto. E Pokémon Trainer come ultimo game? Non lo so, non sembra un buon segno, ma potrebbe ribaltare tutto. Up B molto confuso a parte Mirko. Ma inizia subito a palleggiare Squirtle. Tieni fuori Fere Swivisor. Set B di Mirko era un po' azzardato. Counter lì era molto bello, ma forse non ha reagito in tempo. Swivisor di nuovo. Va molto molto deep. Torna con Charizard. Prova a forzare un fuoco carica, ma lo fa alto, ottimo. Non vuole prendersi counter, sa benissimo che chiuderebbe la stock così. Becker si prende la prima stock di questo game. Brutto air dodge. Verrà punito da un down throw per di Lucina. Un po' di cliccaggio di bottoni in quella situazione, ma Jenna porta a casa la sua prima stock del game. E del set. No, non del set. Sarebbe un po' un disastro. Mirko pocca con questo di tilt. Zard, vuole un attimo Zard. Peccato per quell'up smash che prende in una maniera abbastanza strana. Non penso volesse rischiare un counter in aria. Upper Bear viene ardoggiato. Nera Ledge ammazza. Potenziale ultima stock di Jenna in questo torneo, che ha giocato magistralmente. Ottimo switch dive. Perry ma non porta niente. Ottimi fuoco carica alti per non prendersi canto della Lucina. Di tilt dash attack. Siamo a un back air di Charizard molto molto forte. Un po' troppo presto per mesciare FB al ledge. Up smash non prende. Jenna prova un ghimpino al ledge a 30. Perry sulle foglie, ottimo. Jenna sta provando a pushare un vantaggio che purtroppo non ha, perché perdere un'interazione significa morire. Di tilt, niente. Nerf, questo potrebbe essere molto. Dirty Charizard birchino. F-throw, potrebbe ammazzare. Un Flare Blitz chiude
la il game per Geno. Nair potrebbe... mi sa che finisce qua. Invece no! Tekka... No! Finale molto molto amaro per Geno. Però si abbracciano, sono sportivi. Tutta la venue applaude.